chiamo Massimo Decimo Meridio. Oggi parliamo del monumento dei monumenti, del simbolo dei simboli, del colosso dei colossi. Guardate un po' più avanti cosa si apre. Nel Colosseo non c'è più nulla da dire, nulla da aggiungere, quindi come sempre lascio parlare le immagini, ricordando però alcune curiosità sul cinema che ha visto protagonista il Colosseo, a partire da tutti i peplum, i film storici che hanno come sfondo il Colosseo, anche Colosseo riprodotto, rifatto digitalmente. Dicevamo, il Colosseo come sfondo compare in centinaia e centinaia di film, anche solo di struscio, così per dire superficialmente, e certamente un American a Roma. Sentitemi tutti! Mi sentite? Popolo di Roma! Siete tutti appecoronati ai miei piedi! Sentitemi bene! Io devo andare in America! Sono salito apposta sulla cima più alta di tutti i monumenti del mondo! Ma chi è quello? Ma sarà roba di pubblicità, chi è? Oh, ma chi te va, cagliaccio? Se non mi mandate in America, io mi butto! E poi il conte Tacchia. E anche se fosse... Ma lei è un pazzo! Elisa! No, Elisa, aspetta! Elisa! Aglio, che botta, li mortacci! Conte Tacchia! Chi era? Ce l'avevo Francesco Puricelli detto pure il conte Tacchia. Sì, perché? Dovete venire con noi al commissariato. Ma che ho fatto? Primo, ha messo la bomba di carta al Vittoriano. E poi voleva richiudere la breccia e porta via.
compare in Vacanze romane, I giorni contati, un film troppo spesso dimenticato di Elio Petri. E ancora, ovviamente, non mi sono dimenticato del Gladiatore, dicevamo prima, Colosseo riprodotto, in finzione, digitalmente. State fermi! Hai mai visto niente del genere prima d'ora? Non sapevo che gli uomini potessero costruire cose simili. Ma tralasciamo tutti i film storici, sarebbe veramente un'impresa impossibile. Ci soffermiamo su alcuni film. Combinazione. Sto andando a scuola di disegno. È proprio qui a due passi. Mi accompagna? Venga. Come non citare L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente del 72 con ormai leggendario e mitico scontro tra Bruce Lee e Chuck Norris. E ancora Lo splendido Il conformista, oppure Il conte Tacchia, o anche Vieni avanti cretino, certo, con Lino Banfi, perché no? Non afferrei, scusa. Pasqua, un figlio di caro! Chiamo dalla licenza di Ghiò! Pasqua, te lo curo di me, quando era un guagnone di scuola, un pallone! O se un anno, mi sono fatto prego, e tu ti sei spalciuto, non si sciuto! Bello, Pasqua! Se non stare qua, non si cangia, se è bello, tun, 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 tun! E le capite, come sto? Stanno buono, stanno che vende! Come era una volta, siamo uguali! Ai venuto di oggi, facciamo una scopa all'onni e te! Sei mental fan, a scuola l'unica e tac tanto cazzare sempre! Ma tu te lo conto qua, anni, anni! Proprio guagnando me, a Roma da vacchia, bello guagnando me, bello, mannaggia! Ma è possibile che a Roma devo sapere, mannaggia! Ah, adesso mi ricordo! Fino ad arrivare a tutte le super, iper produzioni americane che negli ultimi anni hanno scelto Roma come sfondo, come location principale dei film. Ricordiamo una per tutti, l'ultimo Fast and Furious, ad esempio. Ah, quest'ora Roma mi piace, non si vede la zozzeria. Specialmente qua dalle parti mie. Si respira, guarda Roma, guarda Roma. Ma tu sei romano? Sì,